Dopo una diagnosi di tumore, un paziente non ha bisogno solo di ricevere le migliori cure, ma anche di stringere un'alleanza terapeutica con il proprio medico, basata sulla lealtà, sulla fiducia, sull'ascolto e sull'impegno condiviso. La comunicazione e la corretta informazione sono quindi cardini irrinunciabili in un percorso diagnostico-terapeutico e ogni decisione deve essere condivisa e consapevole, per dare valore e significato a parole come consenso informato, che spesso si riducono solo al porre una firma su un documento non compreso appieno in un momento di fragilità emotiva. Consenso informato non deve essere solo un foglio che spesso si firma senza neanche comprenderne il contenuto, ma deve essere il punto di arrivo di un dialogo stretto medico-paziente. Cosa vuol dire oggi consenso informato? Oggi che l'oncologia è così cambiata. Consenso informato ovviamente non può e non deve essere solamente la tutela legale di un atto medico, deve rappresentare il punto di arrivo di un percorso di condivisione basato sulla lealtà, basato sulla capacità di ascoltare il paziente, basato sulla capacità del medico di condividere con il paziente quelle che sono le reali opportunità diagnostiche e terapeutiche che la medicina di precisione oggi ci mette a disposizione. Molti studi hanno dimostrato quanto l'emotività che è prevalente nei primi momenti dell'incontro con il paziente cancelli tutta la parte, diciamo così, di ragionamento che c'è dietro alla comunicazione, e quindi come di tutto questo venga poi trattenuta e di un lungo colloquio solo una piccola parte, a volte solamente un gesto del medico, un momento di incertezza che viene percepito e amplificato dal paziente e dai suoi familiari. Per questo spesso consigliamo un secondo incontro proprio per ritornare sui temi più importanti. E l'attenzione che abbiamo oggi nei confronti della capacità di ascoltare, e questo direi che nella comunicazione è un aspetto molto spesso trascurato, è un aspetto fondamentale perché le nuove terapie non hanno le tossicità classiche delle terapie convenzionali, ma richiedono comunque attenzione. Molte di queste sono terapie attive per via orale, quindi il paziente le assume presso il suo domicilio. Molto spesso sono terapie che, se associate ad altri farmaci, tendono a dare effetti collaterali inattesi. Ed ecco perché questa nuova alleanza che si basa su una condivisione di obiettivi, di mezzi diagnostici, di mezzi terapeutici, ma un'alleanza che si basa su risultati e su prospettive concrete. Un recente studio ha dimostrato come una maggiore capacità del paziente e del medico, insieme al medico di medicina generale, di condividere questi percorsi si traduca in un vantaggio di sopravvivenza superiore ai 5 mesi. Quindi un vantaggio che a volte è molto superiore a quello che si ottiene con molti degli ultimi farmaci approvati dagli enti regolatori per il trattamento del cancro. Quindi il percorso di comunicazione, non come medicina, ma il percorso di comunicazione come maggiore e migliore aderenza a quelli che sono i sacrifici che chiediamo ai pazienti in questi percorsi. Ed ecco perché poi tutto questo si traduce in un vantaggio misurabile, in un vantaggio di sopravvivenza. L'attenzione al disagio psicologico di un paziente a cui venga diagnosticato un tumore per renderlo consapevole e partecipe del proprio percorso, quindi un'alleanza terapeutica. Un'alleanza terapeutica con il paziente, con i suoi familiari e ovviamente con il medico. Alleanza terapeutica significa non solo una diversa qualità dell'informazione al paziente, una completezza dell'informazione, ma anche un sostegno attivo al disagio psicologico che gli psico-oncologi chiamano di stress, che è un termine americano, ma che significa disagio psicologico nel suo complesso, un sostegno psicologico che aiuta a migliorare la qualità di vita del paziente e dei familiari, e oggi si ritiene abbia anche degli effetti positivi direttamente sulla malattia, per esempio l'aderenza ai trattamenti, che in questo momento, come lei sa, è in crisi perché c'è una diffidenza sempre maggiore verso le chemioterapie, verso i trattamenti oncologici. Quindi aiutare il paziente a sostenere e a risolvere aspetti del distress aiuta anche poi di converso il paziente ad accettare le terapie e adeguarsi alla progettualità terapeutica del medico. Anche l'importanza di capire il tipo di percorso più utile per ogni paziente. Si parla molto di medicina di precisione, anche la psicologia di precisione forse. Esattamente come nella medicina di precisione, anche la psico-oncologia di precisione individualizza l'intervento
nell'ambito di un'ampia gamma di interventi possibili per quel paziente e per i suoi caregiver, nelle diverse fasi di malattia, perché è ben possibile che il trattamento psicologico adiuvante debba essere mutuato a seconda della fase della malattia, della risposta ai trattamenti, dell'età del paziente e quant'altro. Consenso informato, perché non sia solo un foglio che molto spesso si firma senza comprendere il contenuto, è importante quell'alleanza terapeutica, il dialogo medico-paziente e ancora di più col medico di famiglia. Quando è nato il consenso informato era una tutela medico-legale, per il paziente ma soprattutto per il medico. Il medico si cautelava contro eventuali omissioni. Oggi il consenso informato è una cosa completamente diversa. Il consenso informato mira a coinvolgere il paziente nelle decisioni, mentre prima mirava a dirgli delle cose, se le capiva bene, se non le capiva era uguale, bastava che mettesse una firma. E i trattamenti di oggi, che sono verso malattie una volta ritenute poco curabili, poco trattabili e a volte incurabili, invece prevedono che il paziente sia la parte attiva, che agisca attivamente, che sappia cosa gli sta per succedere, anche perché la caratteristica di queste nuove terapie è che cambiano giorno dopo giorno, cioè spesso all'interno del percorso di una malattia, soprattutto le malattie oncologiche, le malattie croniche, noi ci troviamo a dover iniziare 2, 3, 4, innumerevoli trattamenti. Come si fa? Il paziente adesso è lui l'attore del consenso informato. Noi medici dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre informazioni alle esigenze sue, non viceversa. Che cosa vuol dire consenso informato in un trial clinico, per un paziente che entra in un trial clinico? Consenso informato dovrebbe essere una cosa semplice, riuscire a spiegare al paziente, permettere al paziente di capire che cosa succederà e consentirgli anche di prendere delle decisioni favorevoli o meno, perché a volte il consenso informato implica che un paziente possa anche rifiutare alcune scelte. Il problema oggi come oggi è che il consenso informato è un documento molto burocratico, pieno per vincoli imposti dall'esterno, non è colpa dei medici, non è colpa dell'industria farmaceutica, non è colpa dei pazienti, non è colpa di nessuno, pieno di riferimenti burocratici che rendono difficile comprendere per un paziente il messaggio che contiene e quindi anche le scelte. È inutile essere ipocriti, chiunque di noi al 99% firma il consenso informato senza leggerlo e questo è qualcosa che dovremmo cercare di correggere. Una correzione semplice può essere quella del colloquio con il medico nel momento in cui presenta il consenso. Il documento è difficile da comprendere, ma le parole del medico possono essere semplici e indicare quali sono i punti chiave, i punti importanti, i punti dove il paziente può fare una scelta e quali sono i vantaggi e gli svantaggi del fare o non fare una determinata scelta. È importante che il consenso informato sia veramente un consenso che permetta al paziente di essere informato sul percorso diagnostico terapeutico di cui sarà parte, o dell'attività clinica di ricerca di cui lui diventerà attore, perché diversamente diventa solo un soggetto che approva uno statement di tipo legale. Oggi purtroppo il consenso informato è basato essenzialmente su escludere problematiche e rivalse di tipo legale da parte dei pazienti nei confronti dei medici o degli sponsor di studi clinici. Invece il vero consenso informato prevederebbe che il paziente sia attore della terapia, del diagnostico terapeutico di cui sarà oggetto e quindi sia soggetto e non oggetto appunto e sia attore di questa terapia, ma per esserlo bisogna che lui conosca bene e che gli venga illustrato in termini chiari, semplici, in un linguaggio accessibile a un paziente e non in un linguaggio medico o legale che, ripeto, serve solo a escludere rivalse da parte dei pazienti che non hanno intenzione di rivalersi. Il paziente ha voglia di essere curato, ha la necessità di essere informato su quello che sarà fatto su di lui, ma perché? Perché l'informazione gli permetterà di essere attore e quindi anche a garantire una riuscita migliore, sarà più compliance, sarà più aderente alle terapie, sarà sicuramente più ingaggiato e si sentirà attore e quindi partecipe di questa che è un lavoro di squadra fra lui, il medico e i ricercatori.
Noi abbiamo abbandonato in questi anni i professionisti ad affrontare le nuove sfide della medicina e soprattutto una realtà che è andata deteriorandosi grazie ai pronunciamenti della giurisprudenza. Oggi proviamo a riportare nelle condizioni fisiologiche la situazione. Tutto per determinare una nuova alleanza terapeutica appunto tra i pazienti e i professionisti della sanità.